Tutta l'amministrazione comunale, minoranza e maggioranza, ha sentito proprio la necessità di questo confronto con i cittadini. È sotto gli occhi di tutti quello che è successo a Sant'Arsenio nell'ultimo mese e quindi vogliamo condividere con le forze dell'ordine, l'abbiamo già fatto in maniera riservata, lo facciamo questa sera in maniera pubblica e soprattutto con la cittadinanza questo particolare momento che il Comune di Sant'Arsenio, la comunità di Sant'Arsenio sta vivendo, semplicemente con un obiettivo, quello di sensibilizzare la gente, perché evidentemente noi siamo abituati a vivere in tranquillità. Questo forse non è più possibile perché la società sta cambiando, quindi dobbiamo cambiare anche il mio atteggiamento e l'amministrazione comunale sta per mettere in campo una serie di iniziative proprio verso la sensibilizzazione e la prevenzione, perché chiaramente l'ordine pubblico è delegato per legge allo Stato e quindi alle forze dell'ordine, però noi come amministrazione possiamo mettere in atto una serie di iniziative di sensibilizzazione e anche di controllo di quello che è il territorio per scoraggiare più che altro questi fenomeni. È importante per lei questa sera questo consiglio comunale sul problema furti nel paese di Sant'Arsenio? È importante sì, e spero che insomma viene fuori qualche cosa positivo. Insomma. Secondo lei cosa si dovrebbe fare per cercare di, insomma, di far diminuire? Mettere delle camere di videosorveglianza, quindi a vari punti strategici, quindi in modo che di vedere un po' la gente che passa, che viene, che va. Insomma. Qual è la paura insomma più grande che lei ha proprio in merito a questo fenomeno dei furti? Che non ti fanno dormire la notte, quindi sai sempre qualche cosa che può venire fuori, insomma, che ti vengono a scassare la casa anche di giorno, quindi non è solo di notte. Quindi.